INBio, Istituto di Medicina Biologica. INBio è uno dei primi istituti italiani privati che ha iniziato a studiare le malattie personalizzando le cure con particolare attenzione alla storia di ogni singolo paziente. L'istituto vanta un team di medici professionisti esperti a livello nazionale in nutrizione, intolleranze alimentari, genetica, idrocolonterapia, oncologia, ipertermia oncologica ed estetica. INBio offre diversi strumenti diagnostici innovativi e terapie personalizzate, risultato di anni di ricerca e di uno spirito innovativo. INBio si trova a Milano, in via Molino delle Armi 3, www.inbio.it. Il programma è presentato da Alcat Test Italia, il test sulle intolleranze alimentari. www.alcat.it. Benvenuti a questa nuova pillola della nostra trasmissione La salute vien mangiando. Oggi parleremo di genetica. Ci aiuteranno a capire meglio questo tema i miei ospiti in studio, la dottoressa Jessica Barbieri, biologa e nutrizionista. Ben ritrovata. Grazie, salute a tutti. E il dottor Sasha Sorrentino, biologo e nutrizionista. Ben ritrovato Grazie, anche salute. A lei. Bene, mi rivolgo innanzitutto a lei, dottor Sorrentino. Le chiedo che appunto si sente spesso parlare di dieta e di geni, quindi di DNA, ma esiste una correlazione tra i due? Sì, negli ultimi anni sono state fatte notevoli passi avanti riguardo lo studio del DNA e della nutrizione. La scienza che comunque condiziona tutto questo e racchiude tutto questo è la nutrigenetica, ovvero mette in relazione le predisposizioni genetiche di un individuo, quindi attenzione, non per forza condizioni che si manifesteranno, ma predisposizioni, il contesto in cui comunque l'ambiente in cui l'individuo vive e sicuramente anche il ruolo comunque dei nutrienti. Ecco, quali e quanti geni si possono studiare legati proprio all'alimentazione? Beh, sicuramente sono tantissimi i geni che si possono studiare riguardo l'alimentazione. Quello che possiamo dire è che è compito comunque dello specialista capire effettivamente quali possono essere i geni comunque predisposti a mutazione in un determinato paziente. Quindi noi per esempio utilizziamo uno strumento che abbiamo chiamato Gene and Diet, dove si vanno a valutare circa 14 geni. È importante sottolineare che non solo sono i singoli geni a fare la differenza, ma anche le interazioni che possono avvenire tra questi geni. Con 14 geni possiamo arrivare a studiare la predisposizione a un diabete di tipo 2, predisposizione quindi ad una sindrome metabolica, sensibilità ad alcol, caffè, grassi e sale, l'intolleranza al glutine o predisposizione alla celiachia e diagnosticare anche un'intolleranza al lattosio. Questi sono solo alcuni, ripeto, comunque dei geni che si possono studiare, chiaramente poi lo specialista può preparare delle soluzioni comunque ad hoc misurate anche sulla necessità del paziente. Ecco invece, dottoressa Barbieri, quali informazioni ci possono dare questi geni? La medicina genetica, quindi la nutrigenomica, ci dà informazioni predittive, oserei dire, nel senso che la possiamo definire una medicina preventiva che va a studiare le patologie a cui io sono predisposta geneticamente, ovviamente in relazione al gene o ai geni che stiamo andando a indagare. Ecco, ma come si effettuano i test per valutare il DNA? La metodica per effettuare il test è una metodica molto semplice, l'analisi è molto complessa e nel dettaglio molto, oserei dire, raffinata, ma il metodo di analisi per il paziente è molto semplice. Basta passarsi uno spatolino in bocca per raccogliere le cellule della mucosa buccale, quindi un campione salivare, e il campione viene
viene inviato al laboratorio e quindi i professionisti, i biologi di laboratorio effettuano l'estrazione del DNA. Una volta effettuato l'estrazione del DNA, vanno a indagare e a studiare i geni che il paziente o che il professionista di riferimento ha consigliato al paziente di andare a studiare. A quel punto il risultato torna al professionista, che spiegherà al paziente come comportarsi in previsione appunto dello sviluppo di un'eventuale patologia o intolleranza alimentare a seconda di quello che si è andato a studiare. Ecco, lei ha parlato di professionisti, ma nello specifico a chi occorre rivolgersi? Occorre rivolgersi al professionista che è in grado di interpretare e a che ha un laboratorio di riferimento per l'analisi genetica. Noi lavoriamo presso l'Istituto di Medicina Biologica, facciamo tutti questi tipi di test che io e il dottor Sorrentino abbiamo nominato, e quindi abbiamo un laboratorio di riferimento. È molto semplice, perché non ha nulla a che fare con il prelievo di sangue, quindi è facilmente applicabile anche sul bambino, non serve alcun digiuno, quindi ci si può rivolgere all'istituto dal lunedì al venerdì, dalla mattina fino alla sera. Non c'è un orario preciso o un momento della giornata in cui effettuare il test. A chi è consigliato fare questi test? È consigliato fare questi test a chi vuole conoscere una propria predisposizione rispetto ad alcune patologie, magari alla luce di una conosciuta eredità familiare. È consigliato, noi nutrizionisti lo consigliamo, al paziente che presenta disturbi e sintomi che possono essere correlati, ad esempio, se parliamo di alimentazione, a un'eventuale intolleranza al lattosio o predisposizione alla celiachia, quindi al paziente, ad esempio, che ha disturbi intestinali ben evidenti, quali ad esempio alvo alternato, diarrea, stipsi. In questi casi è consigliato effettuare il pacchetto di geni, quindi il test genetico che riguarda lattosio appunto e predisposizione alla celiachia, e in caso di positività il professionista darà consigli al paziente sulla propria alimentazione in modo da migliorare nel tempo i sintomi e farli rientrare. Dottor Sorrentino, è vero che alcuni geni e le loro relative mutazioni possono portare a sviluppare anche delle patologie? Sì, consideriamo comunque, come dicevamo prima, l'infinita comunque rete di relazioni che intercorre comunque tra i geni. Non bisogna considerare un singolo gene, ma come dicevo prima, tutte le relazioni che possono comunque instaurarsi. Molte relazioni sono conosciute, molte altre purtroppo sono ancora sconosciute da questo punto di vista. Spesso, come dicevamo prima, si tratta di test comunque di predisposizione, sono pochi effettivamente i test diagnostici sul DNA. Predisposizione che comunque permette al paziente che già presenta un'ereditarietà di rivolgersi in termini comunque anche abbastanza brevi, quindi di prevenire comunque tutta una serie di situazioni, tra virgolette, spiacevoli che potrebbero comunque seguire, diciamo così, nella vita del paziente. Ecco, ma una volta che si individua appunto una predisposizione verso una certa patologia, come è possibile intervenire? Quali consigli si possono dare? Come detto prima, sicuramente il punto di forza è il discorso dell'alimentazione comunque studiata e personalizzata appunto sulla base di quelli che sono comunque i nostri geni. Per esempio, se io dovessi scoprire di avere una predisposizione alla celiachia, non è consigliato comunque che io per il resto comunque della mia vita introduca tutti i giorni comunque glutine. Ripeto, predisposizione non vuol dire comunque una condizione che si verificherà per forza durante la vita. È comunque un discorso di intolleranza, anche inteso in questo senso, e quindi, perché no, anche di infiammazione. Infiammazione che comunque potrebbe rimanere silente e quindi non generare alcun sintomo specifico, comunque evidente, ma che poi potrebbe effettivamente
predisporre in realtà a delle patologie ben più serie. E molto spesso quando si viene poi a sapere tutte queste situazioni è già purtroppo troppo tardi comunque da questo punto di vista. Quindi possiamo dire che è consigliabile effettuare questi test proprio in termini di prevenzione? Assolutamente sì, il nostro consiglio comunque è appunto quello di effettivamente scoprire in anticipo comunque per evitare comunque di rincorrere comunque, come dicevo prima, delle situazioni comunque nel tempo. Ecco, volete dare dei consigli ai nostri telespettatori appunto per quanto riguarda questo tema dieta e geni? Diciamo che è importante comunque considerare che la genetica comunque è una scienza in continua evoluzione, non dobbiamo sicuramente soffermarci su quelli che sono i concetti di adesso, ma probabilmente fra 10 anni ci sarà un'interpretazione ancora più evoluta, tra 20 anni ancora di più. Basti pensare che comunque nel giro di 20 anni sono state fatte delle ricerche fondamentali nel campo della genetica, e io credo che possa essere sicuramente uno strumento in continua evoluzione, anche perché diciamo così, che si va sempre di più verso la personalizzazione e l'individualizzazione comunque di un piano nutrizionale, il che non vuol dire per forza considerare né grammi né chilocalorie, ma sfruttare quelli che sono i punti di forza e i punti deboli di un organismo. Ecco, vuole aggiungere qualcosa anche lei, dottoressa Barbieri? Vorrei aggiungere e ricordare ai telespettatori che una volta effettuato uno dei test genetici non è necessario ripeterlo, perché ciò che sta scritto nel DNA non cambia, quindi una volta fatti il risultato resta per sempre, perché è scritto nel proprio DNA, e quindi si sta andando per fortuna incontro ad una personalizzazione dell'alimentazione il più possibile e incontro a ciò che si può prevenire. Quindi una medicina genetica preventiva consente, diciamo, passatemi il termine, di correre ai ripari prima di creare danni, ad esempio a livello intestinale. Ecco, verso che periodo della vita è consigliabile effettuare questi test? Sin da bambini oppure più, sì, in età, certo, più avanzata? Sì, certo, la semplicità del test appunto come ho detto prima, come ho spiegato prima, è assolutamente non invasivo, quindi si può fare a qualsiasi età, a partire dai più piccoli. Bene, io vi ringrazio per averci seguito, vi rimando alla prossima puntata della Salute Vien Mangiando Pillole. Arrivederci. Il programma è stato offerto da Nonna Paperina, il blog sulle intolleranze alimentari, www.nonnapaperina.it. INBIO, Istituto di Medicina Biologica. INBIO è uno dei primi istituti italiani privati che ha iniziato a studiare le malattie personalizzando le cure con particolare attenzione alla storia di ogni singolo paziente. L'istituto vanta un team di medici professionisti esperti a livello nazionale in nutrizione, intolleranze alimentari, genetica, idrocolonterapia, oncologia, ipertermia oncologica ed estetica. INBIO offre diversi strumenti diagnostici innovativi e terapie personalizzate, risultato di anni di ricerca e di uno spirito innovativo. INBIO si trova a Milano, in via Molino delle Armi 3, www.inbio.it.